Avremmo voluto concludere il circolo di interviste con il Movimento 5 Stelle, che però ha disertato un appuntamento preso con la nostra redazione e poi non ha dato più segnali di vita. Avendo vinto le elezioni anche a Melfi, evidentemente è così che si fa. Sentiamo invece il segretario del PD, Michele D'Adamo, che ha rispettato, malgrado la sconfitta e da gran signore, il nostro appuntamento, la sua analisi del voto. Allora, io considero molto separato il dato locale dal dato nazionale. L'ondata è sul nazionale, il voto sui 5 Stelle viene dato contro le politiche, diciamo, del Partito Democratico, che è anche forse soprattutto contro il segretario nazionale. Basta ricordare che nel dicembre 2016, nel 4 dicembre 2016, a Melfi il referendum prende il 70% il no, cioè 10 punti rispetto al dato nazionale. E noi avevamo vinto le elezioni comunali pochi mesi prima. Quindi ha poca, diciamo, valenza. Se proprio vogliamo darla, noi abbiamo tre gruppi in consiglio comunale. Abbiamo il gruppo di maggioranza, che è quello del centro-sinistra, il gruppo di minoranza, che è formato da due gruppi, quello dei 5 Stelle e quello, diciamo, del centrodestra, che poi è il centrodestra storico melfitano, Pagliuca, Navazio, eccetera. Nel ringraziare tutti i segretari che hanno partecipato a questo ciclo di interviste, chiudiamo con le perplessità di D'Adamo sulle dichiarazioni della collega di Forza Italia, La Tocca. Se proprio io, siccome mi ha incuriosito l'intervista della dottoressa La Tocca, che festeggiava questo grandioso risultato, diciamo, del centrodestra, mi sono stamattina preso la briga di rivedere un po' i dati, confrontando il dato del 2018 rispetto al dato 2013. Quali sono? Nel dato, diciamo, rispetto al 2013, il centro-sinistra melfitano, nel 2013 ricordo che eravamo con SEL, prende 2.140 voti. Nel 2000, sto parlando della Camera, e tutti i dati sono sulla Camera, diciamo, come punto di riferimento. Nel 2018 il centro-sinistra, insieme all'EU, che è comunque parte, diciamo, della maggioranza consiliare, perché alcuni suoi esponenti furono candidati nelle nostre liste, prende 1.852 voti, quindi un dato negativo di 315 voti. Il 5 Stelle, che fa il boom, come fa il boom a livello nazionale, lo fa anche a Melfi, e passa da 2.389 voti del 2013 a 4.913 voti del 2018, quindi più 2.524 voti.